Natalia nacque a Trieste il 10 ottobre 1882. Era figlia del colonnello Alexander Konstantinovich e di Milena, sua moglie. Discendeva dalla casa di Obrenović, una dinastia che aveva governato la Serbia per la maggior parte del XIX secolo. Aveva un fratello e la nonna paterna era la famosa principessa Anka Obrenović. Natalia e la sua famiglia furono esiliati dalla Serbia dopo che suo padre aveva criticato l'impopolare matrimonio del re Alessandro I di Serbia con Draga Mesin. La famiglia di Natalia visse tra Nizza, Italia e Vienna. Il 25 luglio 1902, in Montenegro, Natalia sposò il principe Mirko del Montenegro, granduca di Graovo e Zeta, il secondo figlio di Nicola I del Montenegro. Mirko si innamorò di Natalia, descritta come una bellezza bruna dagli occhi scuri. Il re Alessandro I di Serbia non fu soddisfatto della notizia del loro matrimonio, in quanto credeva che Mirko l'avesse sposata solo per ottenere la corona serba. Inoltre, la sorella di Mirko, Zorka, era stata la moglie del rivale di Alessandro. Come segno del suo malcontento, si rifiutò di ricevere Natalia o Mirko alla propria corte. Poiché Natalia era la nipote della principessa Anka, assassinata a Belgrado il 10 giugno 1868 con il cugino, il governo serbo dispose che, in caso di morte dei figli del re Alessandro, Mirko sarebbe stato proclamato principe ereditario di Serbia. Alla fine di maggio 1903, re Alessandro e la sua consorte, Draga, furono brutalmente assassinati da un gruppo di ufficiali dell'esercito. Prima dell'assassinio, i cospiratori avevano votato per assegnare la corona non a Mirko, ma al cognato Pietro, il capo della dinastia rivale serba, i Karađorđević. La coppia ebbe 5 figli: Stefan, Stanislav, Michele, Pavel e Emanuel. Nel 1908 i due figli più grandi morirono e ella diede alla luce al suo terzo figlio, Michele. 28 agosto 1910 il Montenegro divenne un regno e suo suocero salì al trono montenegrino come il primo e unico re. Nel 1916 il regno montenegrino collassò e l'intera famiglia reale, inclusa Natalia, dovettero andare in esilio. Mirko e Natalia divorziarono nel 1917 ed ella si trasferì a Parigi con i figli sopravvissuti. L'anno seguente Mirko morì a Vienna e il figlio Michele divenne capo della casa del Montenegro e pretendente al trono del regno del Montenegro. Nel marzo del 1920 ella si sposò a Eastbourne, nel Sussex, con Gastone, conte del Rembaud de Dozel, un diplomatico belga dalla quale ebbe 2 figlie, Hélène e Anne-Marie. Natalia morì a Parigi il 21 agosto 1950 all'età di 67 anni.